Siamo in uno dei posti forse più belli di Lago Negro. Sarà Giovanni Sant'Arsenio a certificare in qualche misura questa mia affermazione. Siamo sul sagrato della chiesa di Sant'Anna, alle nostre spalle l'anfiteatro proprio dedicato a questa santa così importante e venerata anche nei nostri paesi. E buonasera capogruppo innanzitutto. Buonasera direttore, buonasera a tutti gli spettatori dell'Eco. È vero, siamo in quello che è uno dei posti più belli di Lago Negro, dei posti più significativi, dei posti dove anche in una maniera più o meno condivisa è partita una rigenerazione urbana. Non dimentichiamoci che qui c'era una piazza dove si faceva il mercato dei tornei di calcetto, a un certo punto c'era il mercato coperto, a un certo punto le amministrazioni comunali dell'epoca decidono di realizzare l'anfiteatro, una zona commerciale, valorizzando Palazzo Corrado. Sono passati tanti lustri, alla fine siamo oggi con una situazione che è sempre più povera. Povera di turisti, povera di commercio, povera anche di utenti e di cittadini lagonegresi. E insomma, se dobbiamo partire da qua, dovremmo dire che questa è una delle tante zone dove poi alla fine abbiamo bisogno di fare i conti con la realtà e dire che anche un'ottima idea progettuale o una controversa idea progettuale, perché un pezzo del paese questa idea forse ancora non, ancora rimpiaggia, c'è addirittura chi rimpiaggia ancora il mercato coperto, però le amministrazioni comunali nel proseguire dovevano avere la forza di essere conseguenziali rispetto all'iniziativa e porre al centro delle proprie attività politiche e amministrativa quest'area, soprattutto Palazzo Corrado. C'è il tema del Palazzo della Cultura, c'è il tema del Museo Primo Mangano, del Museo di Pino Mango, insomma ci sono tante cose, come dire, iniziate ma non pienamente contestualizzate e soprattutto non costantemente messe a fuoco dalle amministrazioni comunali. Ecco, capogruppo, mettiamo i piedi nel piatto rispetto ad una serie di questioni che si stanno trascinando, ci verrebbe da dire, in questi mesi. Ci riferiamo in particolare ad un settore che è quello delle opere pubbliche. Partiamo quindi con una delle domande probabilmente le più difficili, perché proprio in queste ore abbiamo incontrato il comitato pro ospedale unico, un comitato che vive con difficoltà questa fase, ma poi magari ci ritorniamo sulla questione ospedaliera, perché se sono rimasti solo 12-13 milioni, gli altri 70 più o meno dovrebbero esserci non ci sono più, diventa proprio difficile a questo punto immaginare una struttura nuova, ma magari ci torniamo dopo. Partiamo ecco da questo nodo legato alle infrastrutture. Sappiamo del palazzetto dello sport, sappiamo di altre strutture sportive che segnano il passo, anche qualche opera legata alla edilizia scolastica. Allora, vi correggo dal punto di vista della cronaca. Non sappiamo a che punto è l'appalto del palazzetto dello sport, non sappiamo se esiste quell'appalto, se si è come dire, consumato e oggi non esiste più. Non sappiamo se esiste quel finanziamento, se quel finanziamento oggi non rientra più nelle missioni che la regione aveva pubblicato all'epoca. Ricordiamoci che quell'opera, dicevamo sempre che era l'ultimo vagone dell'ultimo treno dei progetti del PSR, del PAC, che doveva concludersi il 2015, quindi oggi siamo al 2022, dovremmo capire che fine ha fatto il finanziamento. Dovremmo capire dal punto di vista dell'edilizia scolastica questi bandi a cui ha partecipato il Comune, in che maniera si sviluppano e che cosa significano. Insomma, vorremmo, ci abbiamo provato in diversi modi, anche a chiederlo che venissero iscritti al Consiglio Comunale negli argomenti da trattare nel Consiglio Comunale di Lago Negro questi argomenti. Purtroppo la maggioranza con il
solito piglio un po' confuso nelle norme dello statuto e del regolamento del Consiglio Comunale, si è inventato che non erano stati richiesti nei termini, cosa sbagliata perché ci sono le PEC, e soprattutto poi il tema dei fondi al di fuori del termine è una necessità. Discutere di queste cose al Lago Negro non lo è, perché poi il regolamento fino a un certo punto. Cerco di mettere un attimo in ordine le cose. Il palazzetto dello sport. Il palazzetto dello sport è l'opera sulla quale lo scorso ottobre io ho detto facciamo un armistizio politico e troviamo una soluzione, perché mi era chiaro che l'evoluzione sarebbe stata triste. Non solo non c'è stata questa voglia di fare, come dire, di confrontarsi né di trovare una soluzione, ma a dicembre si è avviata anche la risoluzione contrattuale con l'appaltatore, si sono incassate le polizze fideiussorie. Oggi c'è un paradosso: il comune incassa le polizze fideiussorie, ma probabilmente non ha né l'opera né l'appalto. Quindi la domanda di fondo qual è? Dice, ma al di fuori delle analisi e delle colpe, perché sta diventando anche stucchevole impegnare riflessioni e attività politica sulla parte della ricerca delle colpe. Io dico, oggi quello è un bisogno della comunità di Lago Negro, cerchiamo le soluzioni. Qual è la soluzione oggi per restituire il prima possibile ai cittadini di Lago Negro il palazzetto dello sport? Risposta: nessuna. Ed è una cosa sulla quale ancora oggi bisogna fare una riflessione, io dico di natura politica, ma secondo me tutta la comunità insieme. Cioè, purtroppo il polifunzionale all'Audemio, il Parco Giada, tante opere a Lago Negro sono state, come dire, tutte le opere che strategicamente potevano invertire e migliorare il destino anche sociale ed economico di questa comunità, non si sono completate, sono rimaste incompiute, e ne abbiamo almeno una mezza dozzina. Il palazzetto deve essere l'opera in cui questo ciclo si interrompe, a qualunque costo politico, economico, amministrativo, ma si deve chiudere il ciclo, si deve dimostrare che a Lago Negro si può realizzare un'opera pubblica partendo dalle fondamenta. Senza dilungarmi troppo su questo tema, passo all'edilizia scolastica. L'amministrazione comunale sceglie, secondo me sbagliando, di candidare a finanziamento la demolizione e la ricostruzione dell'edificio del presso scolastico di Piazza Repubblica. Onestamente, io di scuole dove si avvertiva il bisogno di probabilmente della demolizione, in un paio ci ho messo i piedi. L'edificio di Piazza Repubblica non mi ha mai dato questa impressione, e io ritengo che quello non sia una struttura che debba essere demolita, anche perché negli anni è stata sempre adeguata alle norme. Ha visto l'ultimo intervento realizzarsi probabilmente all'indomani dell'elezione della sindaca, il fotovoltaico sul tetto. Quindi si è scelto probabilmente quel bando perché era quello che un po' tutti evitavano, perché io ritengo che forse edifici scolastici da demolire ce ne siano meno di quelli che sono da ristrutturare, anche perché purtroppo la popolazione scolastica si contrae di anno in anno. Questa cosa che significa? Significa che oggi c'è un problema. Il problema qual è? Che il finanziamento ci è stato accordato e la scuola bisogna demolirla se si vuole prendere quel finanziamento, anche perché il finanziamento è frutto di una graduatoria, non si può fare altro se non demolire la scuola. Quello era il bando, quella era la graduatoria. Dove vanno i ragazzi? Dove finiscono i laboratori didattici? Dove finisce la direzione didattica? Dove verranno cucinati i pasti che adesso sono cucinati lì dentro? Sono domande che un qualsiasi genitore di Lago Negro, il cui proprio figlio frequenta quell'istituto, si pone dal primo giorno
e non possiamo essere arrivati al 27 di giugno ed ancora non abbiamo una risposta. Così come il tema è un altro, quell'edificio è grande, si estende per una enorme superficie e i 4 milioni e mezzo di euro, facendo un conto, come non dico casalingo, usiamo questo termine, è tolta l'IVA il 22%, tolti gli oneri di progettazione e per la sicurezza, rischiano di potersi realizzare lavori per circa 3 milioni di euro. E il tema è che lì la demolizione non è una demolizione che costa poco, perché è una struttura che è grande, è solida, si eleva praticamente dal seminterrato fino alla mansarda con tre veri piani, e sembra che anche a un conto fatto in maniera domestica quella coperta già oggi sembri corta, al di fuori poi dell'aumento dei prezzi, del momento storico, dell'economia, dell'edilizia e via dicendo. Queste sono discussioni che alla Conedo si dovrebbero fare, e se non si vogliono fare con le forze politiche, si dovrebbero fare con la dirigente scolastica, si dovrebbero fare con i rappresentanti dei genitori, si dovrebbero fare col personale docente. Allora questo è, anche perché il problema di fondo è, e io lo capisco e vivo questa tensione, il tema è che 4 milioni e rotti di euro che arrivano in questa comunità non si può neanche più dire abbiamo sbagliato a candidarlo, facciamo altro. Allora ci vuole un'opera certosina con ago e filo e cucire tutte le pezze di questa vicenda, che sono tante e sono complesse. Allora io penso che la politica ha gli strumenti e i mezzi per fare questo, è la volontà che manca e soprattutto il tempo forse ancora c'è l'estate di fronte, ma da ieri si doveva iniziare veramente a prendere ago e filo e cucire tutte le sfaccettature di questa vicenda per trovare una soluzione che consenta alla comunità di Lago Negro di vedersi riconosciuto il finanziamento, all'economia di Lago Negro di vedere realizzata un'opera che vale più di 4 milioni di euro, ai ragazzi di continuare il proprio percorso di studio in una struttura che abbia gli stessi livelli sismici e qualitativi di quella dove attualmente sono, al personale docente di poter in continuità garantire le funzioni scolastiche e via dicendo. Però tutto questo, nonostante che lo si chieda a gran voce da più parti, sembra non essere raccolto dall'interlocutore principale, dall'amministrazione comunale. Vicenda simile, ma per certi versi più semplice, quella è la mensa di piazza di Lione Rossi, e logicamente lì discutiamo di un importo minore, di una mensa che sostanzialmente si sviluppa solo per un piano sul terreno, sul livello strada e sopra addirittura è terrazzata, insomma, e poi sono soli i locali della mensa, lì è un poco più semplice, però nulla toglie che anche lì c'è bisogno di porre in essere un'azione di confronto. Apro e chiudo la polemica politica, anche in questo, come nella sanità, come sul bilancio, come sulle tasse, il problema di fondo è che a Lago Negro manca la collegialità anche dell'azione politica della maggioranza, perché i lavori pubblici, la sanità, il bilancio sono tutte deleghe che fanno capo alla sindaca. Allora se noi non abbiamo, se anche l'interlocutore è unico ed è, come dire, ostile a qualsiasi confronto, perché ci possiamo dire con grande chiarezza e sincerità che dal giorno della sua elezione Maria Di Lasci è ostile a qualunque forma di confronto, tanto pubblico che politico. Se tutte queste materie fanno capo solo a lei, il problema non solo diventa più grande, ma si amplifica ancora di più. Perché seppure apriamo il fronte su un tema,
poi dobbiamo aspettare che la stessa persona lo apra su altro, perché non possiamo discutere con l'assessore dei lavori pubblici, non possiamo discutere con l'assessore della sanità, non possiamo discutere con l'assessore del bilancio, perché ci troviamo di fronte sempre alla stessa persona. Capogruppo, l'ostilità nell'immaginare, ecco, questo nostro incontro, così ci veniva di dire, insomma, no, che manca un po' un confronto, lo vediamo nei consigli comunali dove magari il confronto c'è pure, però è un confronto molto acceso, forse troppo acceso, e quindi questo poi alla fine non porta a nulla di buono, nel senso che è ovvio che poi le posizioni diventano sempre più inconciliabili, perché tra l'altro abbiamo notato che diciamo anche da un punto di vista formale, anzi ora non voglio dire l'80%, ma sicuramente il 60% dei consigli comunali e dei dibattiti all'interno dei consigli comunali si consumano proprio su questa diciamo, mancanza di trasparenza che evidenzia la minoranza, e invece ovviamente la maggioranza, e in particolare la sindaca, evidenzia che vi è un partito preso da parte delle minoranze, e quindi non si può dialogare. Ecco, si può arrivare, io ricordo che tu qualche mese fa hai fatto un po' un appello all'unità, almeno su alcune questioni, lo hai ripetuto anche stasera. Ma su oltre all'unità, io dico il ragionamento, cioè, mi spoglio anche della necessità che gli atti del Consiglio Comunale abbiano una forma, perché quello è un livello successivo. Potrei anche porre questo come un livello successivo, ma il tema di fondo è che manca il ragionamento. Cioè, dal 22 settembre 2020 ad oggi, il Consiglio Comunale di Ragonetto, da chiunque di noi 13 interpretato, non è riuscito a sviluppare un ragionamento. Non è riuscita ad affrontare una questione, a raccontarla, a individuarne una possibile soluzione e a chiuderla. Perché? Innanzitutto manca la collegialità anche lì. Lì o parla la sindaca o non parla nessuno. C'è un tema che si discute di ciò che si conosce, direttore. Io non voglio, come dire, portare il livello dell'analisi sul comportamento delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale a un livello troppo basso, ma il tema di fondo è che se il Consiglio Comunale di Ragone non riesce a concedere la cittadinanza onoraria al milite ignoto da un anno, di che cosa mai si può discutere nell'interesse dei cittadini? Allora, anche in questo, cioè, io posso, è vero, sulla forma hanno approvato il primo PEF della Tari su tutte le pagine c'è il gonfalone del comune di Rivello e non di Ragonetto, quindi sulla forma, come dire, il buongiorno si è visto al mattino. Ci sono delle questioni però, indipendentemente dalla forma, che potremmo affrontare, potremmo discutere anche. Lo stesso servizio di raccolta dei rifiuti, che a Lagonego non funziona, io lo dico, a Lagonego scontenta tutti, scontenta gli utenti, scontenta gli addetti, secondo me scontenta anche la ditta che lo svolge, scontenta chi non ne usufruisce, perché alla fine la Tari si alza e anche chi sta fuori paese paga di più senza capirne un po' come, ma anche su questo, che non è un grande limite. Ecco, possiamo affrontare il tema e una volta per tutte discutere, solo discutere. Poi le soluzioni, io mi rendo conto che sono di altri e sono di altri contesti, però non è che possiamo raccontarci che non esiste il problema. Il problema esiste, e tanto che esiste che la Tari aumenta. La Tari aumenta perché si cerca di migliorare il servizio, sempre ribaltando la carica a carico dei cittadini. Allora, il tema è questo. Bisogna, secondo me, ripartire dal tracciare un... Sono anche, come dire, persuaso che l'analisi delle colpe della maggioranza e il puntuale elenco delle sue responsabilità
sia attività giusta, sia dovuta da parte mia, ma in questo momento storico sia anche attività infruttuosa, tanto per me, ma soprattutto per la comunità di Lago Negro. Anche in questo io non capisco come non si possa comprendere che c'è bisogno di un cambio di passo, non nell'azione politica, quella arriva dopo, ma c'è bisogno di un cambio di passo nella vita di questa comunità. Cioè bisognerebbe non mettersi a fare confronti pubblici su tutto, per amor di Dio, non mi rendo conto che sarebbe probabilmente ingestibile, però avviare due o tre questioni che siano in grado anche di essere di esempio e di è utile a questa comunità per risentirsi tale. Cioè noi siamo una comunità che è riuscita a dividersi sulla messa del settembre 2020 della Madonna di Sivì. Siamo una comunità che è riuscita a dividersi su alcune questioni che vanno ben oltre la vita amministrativa e politica della comunità. E io ancora non comprendo come chi rappresenta legalmente questa comunità, anche all'esterno, non possa percepire questo bisogno. Cioè, anacronisticamente vediamo i paesi intorno a noi che dicono dobbiamo ricostruire un soggetto pubblico, di diritto pubblico, sovraccomunale del Lago Negrese, e il sindaco di Lago Negro dice no, io non ne voglio far parte. Allora, il tema è, non voglio veramente... diventa anche stucchevole e antipatico fare cioè, se io ho appunti e probabilmente anche comunicazioni sulle colpe, sulle responsabilità e sulle scelte sbagliate dell'amministrazione di Dash, che potrei andare avanti tanto, ne potrei tirare uno fuori al giorno per un paio di mesi, ma non è quello che è utile al Lago Negro adesso. Cioè il Lago Negro oggi dovrebbe ritrovare se stesso, riuscire a ricucire un ruolo all'interno di quest'area e mettere mano a tre o quattro partite fondamentali per la vita di questo comune e di questa città, a partire il palazzetto, parlavamo dell'ospedale, ma può oggi dirsi che dal 2020 al 2022 sull'ospedale, al di fuori di una notevole produzione cartacea, non si è fatto nulla? Allora io non voglio essere partigiano su questa cosa. Solo parcelle, e non voglio essere neanche populista con le parcelle. Io dico però, il 2019, il 2018, il 2017, il 2017 si è fatta la gara per la progettazione della palazzina, il 2018 si sono fatti i sondaggi, il 2019 si sono fatti le altre indagini geologiche, insomma, quella scelta di Tembone Rosso vedeva anche, oltre l'evolversi documentale, una serie di attività. Cioè effettivamente fu fatta la gara della progettazione, fu fatta i sondaggi e i carotaggi per vedere se l'indagine geologica era compatibile con l'opera, furono fatti. Allora il tema di fondo qual è? Fu fatta la palafitta, ognuno gli dà un nome, alle spalle dell'attuale ospedale, insomma furono fatte tante cose. Sono state sufficienti? No. Erano le uniche cose che si dovevano fare? No. C'era un'idea? Sì. C'era l'idea della TAC, c'era l'idea di recuperare i locali della mensa, c'erano tante cose. Io ripeto, non voglio essere partigiano su questo. Mi chiedo però, da 2 anni e mezzo a questa parte, al di fuori del documento del nucleo di valutazione del Ministero, della validazione dell'architetto Gicale sull'ipotesi della palazzina, che cosa ha seguito questi atti documentali nella vita degli addetti e dei pazienti che si usufruiscono nella nostra struttura? Cioè ci sono dei temi, la risonanza magnetica, che io non voglio portare, come dire, a livello populista e dire è qui invece di essere lì, è lì piuttosto che essere qui.
Il tema di fondo è che la risonanza magnetica ha bisogno di, a livello proprio strutturale, di alcune specificità, la gabbia e via dicendo, che non possono essere prese e realizzate la notte, devono essere progettate e contestualizzate in una struttura nuova. Stiamo progredendo ancora in quell'ambito? Soprattutto poi, seconda domanda ancora più importante, tutto questo dire, tutti questi documenti, ma bontà di Dio, un cronoprogramma, c'è l'idea che chi è rappresentante di questa comunità a un certo punto alzi il dito e disse guardate e dica io ho questa idea che porterà i cittadini di Lago Negro a fare la risonanza, gli utenti dell'ospedale di Lago Negro a fare la risonanza magnetica il 2025, il 2026, il 2035. Allora manca anche questo, cioè è diventato tutto così aleatorio e impalpabile che anche queste idee hanno validato il progetto della palazzina, del nuovo padiglione della palazzina. C'è bisogno per realizzare il padiglione di realizzare prima la nuova centrale termica e servizi, quindi collegare l'ospedale vecchio alla nuova centrale termica, demolire la vecchia, edificare il padiglione, con un tema che poi era scritto in maniera chiara nel parere del nucleo di valutazione del Ministero, ma nessuno ha voluto leggere in maniera corretta. Cioè voi lo fate dimensionando già la centrale termica all'ospedale nuovo, quindi tutto demolito e tutto ricostruito, perché se no c'è il rischio che a un certo punto poi non sia sufficiente quello che tu realizzi oggi. Domanda, quando iniziano non i lavori della palazzina, quando iniziano i lavori della nuova centrale servizi? Che, come dire, condizione sine qua non per qualsiasi intervento sull'ospedale di Lago Negro? Allora, queste sono domande semplici a cui nessuno vuole rispondere. E non è possibile che, e qui sono anche forse un pizzico populista, si percepisca l'indennità di carica e non si vuole rispondere alle domande che sono sentite da questa comunità, non tanto poste alla minoranza. Ecco, ragioniere, cioè, hai dato un giudizio molto severo dei collaboratori della sindaca di Lascio, hai detto insomma le deleghe sono in testa alla sindaca e quindi insomma tutti gli altri assessori o mordono il freno o magari chissà, magari sperano anche in uno spazio maggiore. Ecco, che giudizio dai proprio di questo aspetto specifico? Come vedi questa squadra di governo? Male. Male. Ma male soprattutto per un motivo semplice, che è stata pensata in una maniera ed è evoluta in un'altra. Forse per certi versi pensata male ed è evoluta in peggio. Ma diciamo come è stata pensata. Cioè la squadra di governo di Lago Negro è stata pensata con un assessore ai lavori pubblici, è stata pensata, chiedo scusa, è stata decretata dalla sindaca con un assessore ai lavori pubblici e un assessore alla sanità. Nessuno ci ha spiegato né perché l'assessore ai lavori pubblici si è dimesso, né tantomeno perché l'assessore alla sanità è stato revocato. Poi li cuciono al loro interno, ma nei fatti ci troviamo due assessori che non hanno lo stesso ruolo. Allora il tema qual è? È la politica che ha messo una pezza, nel senso che si è accorta, e sbaglio anche usare il termine della politica, dico la sindaca, si è accorta che a Lago Negro con lei sindaco non ci può essere né l'assessore dei lavori pubblici né l'assessore della sanità, e subito dopo, neanche a 12 mesi all'elezione, ha posto rimedio e li ha cancellati e ha assunto a sé le deleghe. Ebbene, e quella maggioranza composta di 9 membri non ha neanche al suo interno ha avuto un confronto per dire ma è possibile che ci dobbiamo così tanto mortificare da non poter essere nessuno di noi assessore alla sanità e assessore ai lavori pubblici. E il tema è un po' questo, non è che è un altro, cioè non,
Posso capire il bilancio, non lo capirei, ma posso capire il bilancio. Allora, la questione del dissesto, alcune scelte personali, alcuna corrispondenza che la sindaca di Lascia ha inviata alla Corte dei Conti negli anni passati, alcuni temi che ha sollevato, alcune attività giù, come dire, alcune cose che ha segnalato alla magistratura inquirente, posso capire che lei faccia una scelta e decida di tenersi per sé il bilancio. Non è giusto, ma lo posso comprendere. Ma lo stesso ragionamento l'abbiamo portato alla sanità, lo stesso ragionamento l'abbiamo portato ai lavori pubblici, e allora con pace di tutti. È vero, la legge dice che si prende la stessa indennità o se si è assessore al verde pubblico o se si è assessore ai lavori pubblici, ma l'utilità e il proprio servizio alla comunità di Lagonegro. Una cosa è farlo da assessore ai lavori pubblici, una cosa è farlo da assessore al verde pubblico. E uso il verde pubblico perché a mia buona memoria non è stato nominato l'assessore al verde pubblico. E lo stesso discorso, torniamo là perché è un tema sentito da tutti, è il ciclo dei rifiuti. E anche là c'è un assessore a cui fa capo? No, fa capo alla sindaca. E vogliamo giocare a calcio? Scendiamo in 11 in campo, però poi c'è chi decide che deve fare il portiere, il mediano, il difensore, il trequartista e l'attaccante. E la politica è una cosa collettiva, non è una cosa. L'individualismo in politica fa sempre male. Ma poi all'interno di un organo collegiale come la giunta di Lagonegro io penso che stia facendo molto male sicuramente alla comunità di Lagonegro, ma ancora più sicuramente a questa maggioranza, e la loro miopia è anche non rendersene conto. Ecco, Giovanni, una domanda un po' non difficile ma insomma un po' articolata è questa. Noi stiamo analizzando un po' alla fine un po' la prima parte della legislatura, perché ci siamo tra un po', e quindi tu hai fatto emergere una serie di problemi, ma potremmo parlare davvero molto a lungo. A me ad esempio Giovanni ha sempre colpito, perché io ci sono andato una volta e quella volta sono rimasto sconvolto in positivo, però mi rendevo conto che era tutto così. Mi riferisco all'area dell'ex carcere. Pare venne un sottosegretario in quell'occasione, c'era il sindaco Mitidieri Pasquale, e io rimasi, insomma, perché vidi uno spazio immenso, sale immenso, cioè veramente lì si potrebbe immaginare qualcosa di veramente importante. Tanto si parlava di un progetto importante che quello è uno dei cattivi esempi della io poi non so come è andata a finire, penso. In realtà la verità è che anche là, quando io dico che il palazzetto non deve seguire tutto ciò che c'è stato prima, anche il carcere di Lagonegro non fu chiuso per essere chiuso, fu chiuso per essere ristrutturato. La ristrutturazione non si è mai perfezionata e il carcere è rimasto chiuso. Apro e chiudo parentesi. Venne all'epoca il sottosegretario del governo, venne in visita, nei fatti la politica voleva realizzare un intervento su quella struttura. Tecnicamente, quando poi le carte arrivarono al DAP particolarmente, fu evidente che in realtà si era così immaginato una struttura specifica per essere compatibile con quella superficie che il numero di detenuti che ne potevano soffrire in Italia era praticamente zero. Cambio il governo cittadino, il tema è che oggi il carcere è esattamente ciò che era 10 anni fa. Bisognerebbe avere anche lì la forza innanzitutto di affrancarlo al demanio, perché fin quando, e anche questo secondo me è un momento storico che l'amministrazione di Lascia per il direttore non ha compreso a fondo. Cioè oggi è un momento storico in cui se uno vuole giocare la partita, e prima di tutto deve volere la palla e deve avere il campo e il palazzetto. E il tema di fondo è anche là. Io seguo un po' pure quello che succede intorno a noi.
quando il sindaco Campanella dice che sulla ciclovia Castellucci Inferiore dice la prima cosa che dobbiamo fare, cioè la dobbiamo affrancare e deve diventare proprietà comunale, perché noi non dobbiamo più andare, come dobbiamo snellire le procedure potendole fare tutte in house, usiamo questo termine. E lo stesso discorso vale per tante cose alla Ronella, cioè il carcere alla fine è demaniale, fa riferimento al Ministero della Giustizia, abbiamo compreso già all'epoca, ma oggi ancora di più, che non vi è interesse nel Ministero della Giustizia ad avere una struttura carceraria in questo territorio, e particolarmente quella che oramai non è più compatibile con il mondo della detenzione attuale, e il Comune dovrebbe dire affranchiamo, diventi comunale, e nel momento in cui diventa comunale si può immaginare forse anche di fare altro. Immaginare che questa cosa deve essere veicolata tramite il Ministero della Giustizia, il DAP e tutto poi tutto quello che fa capo alla detenzione, significa nei fatti oggi ancora, e purtroppo l'abbiamo verificato anche in maniera purtroppo triste, che non porta risultati. E allora oggi bisogna volere anche su quella struttura, ma io penso che con buona pace di tutti i lagonegresi, prima di pensare al carcere bisognerebbe pensare ad altre realtà che oggi vedono tanti vedono e incidono sul destino di tanti di noi. Prima di tutto l'ospedale, c'è il tema dei servizi sanitari, c'è il tema dell'ASP, perché pure lì stiamo attendendo di comprendere come questa casa della salute vada fisicamente a diventare compatibile con gli uffici che sono a piano dei ripi. Ci sono tante, ecco, c'è tanta carne sul fuoco, è come se mancasse il cuoco. Capogruppo, fammi recuperare la domanda, perché diciamo, è stato molto utile questo tuo approfondimento, tra l'altro, e chiudiamo su questa cosa, cioè diciamo, l'ambiente, diciamo, il luogo fisico del carcere, dell'ex carcere di Lagonegro è proprio la tipica cosa da PNRR, no? Cioè se tu hai un'idea quella potrebbe, però superiamo a più pari questa cosa, magari ne riparleremo. No, io la domanda che ti volevo fare era questa, appunto siamo a metà al giro di boa, quasi al giro di boa dell'amministrazione di Lascio. Chiedo a Giovanni Sant'Arsenio, tu guardi più, sei in una fase politica nella quale guardi di più a quello che è stato fatto fino ad adesso, o tu già sei proiettato e stai immaginando, stai pensando, e perché no, stai anche diciamo, programmando, insomma, sostanzialmente, insomma, l'eventuale dopo di Lascio, perché io credo che la sindaca si ricandiderà al prossimo giro, non lo so, ce lo direi tu adesso. Con la franchezza con la franchezza e la sincerità che appartiene alle discussioni che faccio piacevolmente con l'ego di Basilicata, dico uno, no, non sto programmando nulla, cerco di impegnarmi per onorare il mandato che ho ricevuto dai lagonegresi. Per usare un'espressione proprio franca, cerco di fare il mio dovere. L'amministrazione al giro di boa, chi speriamo che se ne accorgano loro, perché effettivamente a dicembre ciò che hanno dietro sarà più di ciò che hanno davanti. Dubito che questa sia un'amministrazione che arrivi al termine. Quindi fai questa previsione? Non è una previsione. È una certezza? Non è né una previsione, né un augurio, né una certezza. Non voglio fare il tifoso, non voglio fare niente. Dubito. E il mio dubbio è alimentato da due cose. Ho vissuto l'amministrazione di Pasquale Metidieri, che sembrava solida ed è si è consumata velocemente. Questa mi sembra così tanto flebile, che dubito che abbia la forza di arrivare in fondo. Soprattutto poi c'è un tema che non è da sottovalutare, che siccome questa è un'amministrazione che sta tralasciando e trascurando tanti aspetti, anche quello dei debiti fuori bilancio, anche quello del dissesto, anche quello delle partite contabili,
anche quello di alcune azioni di contenzioso e via dicendo, io il moderato presentimento che alla sindaca, perché purtroppo queste poi sono cose che lei attira tutte a se stesso, in questa mole di cose trascurate qualcuno possa costargli caro. E tra l'altro, proprio per essere chiaro su questa materia, non è che l'attività che stiamo facendo noi, come almeno il mio gruppo, come opposizione, al contrario di quello che racconta Maria Rilascio, tiri calci per farla cadere. Anzi, a un certo punto, se lei avesse avuto forse anche un po' più di visione politica, poteva capire che sul palazzetto poteva anche edificare non una collaborazione politica e né un apparentamento politico, però poteva edificare una situazione di interesse politico che poteva consentire a lei una maggiore tranquillità amministrativa, perché l'interesse politico alla conclusione dei lavori del palazzetto c'era lo scorso ottobre e ci sarà il prossimo ottobre. Ci vuole un interlocutore politico che se ne faccia carico o che abbia anche l'umiltà di dire: non me ne voglio fare carico io, fatevene carico voi. Siamo per quello, guardate, siamo io penso che, e l'ho detto, rischio di diventare stucchevole perché lo ripeto ancora una cosa, sul palazzetto o si chiude l'opera o diventa un problema enorme per la comunità di Aronia. Non solo per quell'opera che è importante ed è strategica, ma perché noi dobbiamo dimostrare che in questo paese si cresce, si idealizza, si evolve, si riconosce chi fa il lavoro, si riconosce chi porta in giro il nome di Lago Negro, cioè anche rispetto a tutto quello che sta facendo la società della pallavolo. Ma possibile che la politica poi non alzi veramente i gomiti e le maniche e metta le mani in pasta, non dico fino alla spalla, ma almeno fino ai gomiti per risolvere il problema? Allora, questo è, tornando alla vostra domanda, dico io, non è né un augurio né una certezza, è un sospetto fondato sul fatto che troppe sono le partite, troppe sono le cose che trascura, troppe sono le strategie anche politiche che mette in campo in maniera maldestra. Cioè, l'assessore Fucci fu revocato per una delibera che fu adottata poi a dicembre e che, nel tentativo di far mancare il numero legale a un consiglio comunale richiesto dalla minoranza, è stata revocata dalla minoranza per poi essere riadottata. Cioè, se dovessimo scrivere il manifesto di ciò che è maldestro all'interno del consiglio comunale, la vicenda degli espropri a Dragonara per la Sidonito, tra l'altro realizzato 40 anni fa oramai, potrebbe essere proprio il manifesto più plastico, la rappresentazione più plastica. Io penso che su una di queste cose, purtroppo per Lago Negro, perderemo un'altra amministrazione comunale. Io ho detto in consiglio comunale, lo ripeto anche a lei, cioè stanno i parametri di ente strutturalmente deficitario, a noi ne manca uno per diventarlo, se tutte le carte sono messe in fila in maniera corretta. Ma diventare ente strutturalmente deficitario è una disgrazia per la comunità di Lago Negro. E il fatto che non ci si impegni perché questo limite venga analizzato profondamente anche in confronto con la minoranza, è una cosa che si fa in danno ai lagonegresi. Giovanni, siamo in conclusione di questa intervista, penso sarà forse anche per il venticello che c'è nel quartiere di Sant'Anna, si sta veramente molto bene, quindi è un modo per dire ulteriormente che insomma Lago Negro si sta bene, quindi è assolutamente gradevole. Ecco, una piccola parentesi, una curiosità da appassionato di queste cose, da un punto di vista, io ricordo l'anno scorso la vicenda dei concerti, o due anni fa, adesso non ricordo, quest'estate si prevede qualche, non ci sono novità? Nulla, benissimo. Allora, che è arrivato a me,
nulla. Che io debba augurare al Lago Negro, io gli auguro che Lago Negro abbia la costa lagonegrese che merita e che non ha avuto l'anno scorso, che la comunità di Lago Negro superi le restrizioni del Covid, ritrovando la socialità, ritrovando la piazza, ritrovando il passeggio. Perfetto, perfetto. Giovanni, un'ultima domanda, ma è un grappolo di brevi domande. Penso che forse ti metterò anche un attimo in difficoltà, però sappi che probabilmente questa sarà la parte più ascoltata, più cliccata, più visualizzata, insomma, del filmato. Tu rappresenti sempre di più, insomma, un po' la storia recente, ovviamente, perché sei giovane, di Lago Negro, e quindi sei anche testimone di esperienze, di confronti con delle personalità politiche, alcune sono rimaste, alcune sono andate via. Ecco, io ti faccio dei nomi e con magari una brevissima didascalia vorrei un tuo pensiero, un tuo parere. Io partirei, perché mi ha colpito quando tu hai detto: ma l'amministrazione di Pasquale Mitidieri sembrava insomma bella tosta. E poi, ecco, allora vorrei partire dall'avvocato Giuseppe Sabella. Noi, tra l'altro, come Eco, diciamo, l'abbiamo un attimo perso, nel senso che abbiamo avuto il piacere di intervistarlo qualche volta. Ecco, un tuo pensiero, un tuo parere. È stato protagonista all'inizio di questa legislatura. No, ha cambiato ruolo nella politica, cioè nel senso che alla fine Pino Sabella, stimato professionista, ha preferito accompagnare Maria Di Lascio sui palchi e non candidarsi, ha preferito essere il presentatore della festa, il presentatore forse un, come dire, io uso presentatore forse in maniera impropria perché si fa più al mondo dello spettacolo, però oratore alla festa di ringraziamento della sindaca piuttosto che altro. L'anfitrione, diciamo. E il tema di fondo è che Pino Sabella è un avvocato che come professionista oggi ha tanti incarichi al Comune. Secondo me alcuni anche in palese conflitto di interesse, e io questo tema l'ho sviscerato non contro Pino Sabella, ma contro l'antipatica e secondo me sbagliata scelta dell'amministrazione Di Lascio di incaricare come legale chi li ha accompagnati sui parchi elettorali, o l'uno o l'altro. Francesco Piro. Un gran peccato di Dio. Essere eletto consigliere regionale al Lago Negro, indipendentemente da tutto, dallo schieramento, da tutto, doveva essere un momento di esplosione personale, politica di questa comunità. Oggi lo leggiamo essere il più severo giudice del Bar di Terni. Tanto da, in prima pagina oggi c'è scritto che Bardi non ha più la maggioranza. Al netto poi delle dinamiche della regione, queste cose che vi dicendo, io penso che lì fra l'uomo e il politico abbia vinto l'uomo e perso il politico, nel senso che ciò che erano il carattere, le abitudini, anche le frequentazioni, le relazioni dell'uomo abbiano vinto su quelle che dovevano essere invece il carattere, le abitudini, le relazioni e le frequentazioni del politico. E il Lago Negro rispetto a questa cosa ne paga un prezzo. Federica Mango, perché cito Federica Mango, è una giovane consigliere comunale, soprattutto in questa fase presidente del consiglio comunale. Sicuramente il piglio ce l'ha, sicuramente il carattere dei Mango ce l'ha. Allora Federica, al di fuori che poi insomma Federica e Armando li ho frequentati prima, per certi versi li frequento ancora oggi, ma poi allora, il tema qual è? Non parliamo di Federica. Perché Federica è in un ruolo diverso, sarebbe, io allora, non tocca a me né giustificarla né giudicarla. Faccio però questo ragionamento, come dire, semplice: se Federica fosse stato assessore o fosse stato semplice consigliere, si sarebbe trincerata dietro al silenzio come fanno gli altri 8 membri della maggioranza, gli altri 7 perché uno era sindaco, senza arrivare allo scontro frontale con me.
e il Presidente del Consiglio, purtroppo, e io lo faccio anche, come dire, in maniera chiara, mi rivolgo a lei, non alla sindaca, a Federica, quindi bisognerebbe consigliare uno di avere un piglio più trasversale e meno partigiano rispetto a Maria di Lascio, e due anche di chiedere ai suoi che come si percepiscono le indennità si deve anche percepire lo scontro all'interno del Consiglio Comunale, perché sennò lei finisce per essere il parafulmine e la di saette ne vola, no? E gli altri stanno, come dire, nell'ovatta e aspettano che finisca quell'ora e mezza, quelle due, il Consiglio Comunale, dopodiché fanno spallucce e se ne tornano a casa con tutte gli oneri che dà essere membro dell'amministrazione comunale. Ecco, non volendo citare, per non appesantire ovviamente tutti gli assessori del comune di Lago Negro, però guardando in positivo, c'è stata e chi è stato l'artefice di una iniziativa, di un'idea, anche solo di una, come hai detto tu ad un certo punto nell'intervista, no? di un confrontarsi, di un immaginare delle nuove situazioni, dei nuovi orizzonti. Ecco, c'è stato un assessore, un'assessora che ti ha colpito per una cosa, magari non si è realizzata, però. Detto, no. Perché c'è stato un assessore. Io faccio la domanda. No, perché poi so cosa accadrà. Io faccio la domanda. Questa intervista verrà diffusa. Io faccio la domanda all'attento giornalista. Ma c'è stato un assessore Lago Negro che, non dico che ha fatto un comunicato stampa, ma che si è intestato un'iniziativa. Quindi no. Ti devo contraddire, mi permetterai, per esempio Gianni Mastroianni ad un certo punto ha posto all'attenzione un po' la bella storia del senatore Picardi, per esempio. Sì, hanno fatto la commissione consigliare 14 mesi fa. Hanno raccolto del materiale, hanno fatto attività, dicono, e me lo auguro, perché alla fine poi torniamo sempre là, ciò che è buono per tutti, quindi non lo faccio in maniera anche sincera, senza che nessuno mi accusi di malizie, che non ho, se lo faranno mettendolo nelle strade lagonegrese, queste attività sul Picardi saranno benvenute, sperando che poi non siano, come dire, subalterne alla presenza della sindaca, e soprattutto sperando che si riesca a raccontare ai cittadini, perché ci è voluto un anno e mezzo per realizzarlo, però purché sia va tutto bene. Ecco, Giovanni, un'altra domanda di questo grappolo, ma stiamo davvero per finire e ci scusiamo se siamo stati un po' lunghi e ci hai dedicato veramente del tempo e ti siamo grati. Ti piacerebbe far parte, quindi arriviamo alla fine della legislatura, tu sostieni che non si arriverà alla fine della legislatura. No, io non sostengo, ho il sospetto. Ho il sospetto. come Pasolini, no? Non ho le prove, no? Vabbè. Al di là di questa battuta così, ti chiedo, ti piacerebbe far parte di un progetto che potrebbe portare alla sindacatura, non so, della professoressa Buldo e dell'avvocata Gianni Belli in una squadra rinnovata, in una progettualità di ampio respiro? Allora, penso che la politica ci stia insegnando che ciò che è vero oggi, domani mattina non lo è più. Quindi nelle ipotesi ne potremmo immaginare tante, tutte valide per un verso e tutte poi con una serie di condizioni a valle o a monte che si dovrebbero verificare. Io penso che non ci sia da comprendere se possa essere Anita Buldo piuttosto che Concettiani Belli, che Tonio Briganti, che Federica Mango, il prossimo sindaco di Lago Negro. Il problema di fondo innanzitutto è capire se ciò che oggi stiamo facendo renderà più semplice la prossima consigliatura. E dico questo perché uno dei temi non nostri,
ma che secondo me ha contribuito a che noi perdessimo le elezioni, è stato quello del dissesto, cavalcato ad arte, però anche semplice da imboccare agli elettori. Cioè si è fatta una scelta che ha compromesso il futuro di Laura Nigro. Non c'è stata la capacità di metterci a fianco il fatto che quella scelta nei fatti non ha compromesso niente, perché il dissesto è arrivato all'indomani e la certezza che arrivassero i 5 milioni di euro per onorarlo. Però è una cosa che è accaduta. Poi l'analisi storica, insomma, di certo non appartiene a me, però è una cosa che è accaduta. Il tema di fondo qual è? E qui è la mia risposta. Oggi ciò che l'amministrazione di Lascio fa rende più possibile una rigenerazione della classe politica laurinegrese e una migliore e più semplice consigliatura futuro o meno. Perché dico questo? In un momento in cui in tanti paesi, anche a noi vicini, con l'eccezione forse solo di Lago Negro e di Lauria, si fa fatica a trovare i candidati sindaci. Se i sospetti che io ho raccontato al direttore Lamboglia si concretizzano, indipendentemente poi se cade prima o dopo l'amministrazione di Lascio, ma se ci troviamo un contenzioso rispetto alla magistratura contabile, se ci troviamo un problema rispetto alle opere pubbliche, se ci troviamo l'ospedale di Lago Negro, come dire, ancora avvolto in un mummificato nelle delibere piuttosto che nelle strisce che delimitano i cantieri, allora chi deciderà di spendersi per Lago Negro, indipendentemente se ci sia io con, insieme o se resti a casa, va meglio o va peggio? È più semplice o è più difficile? Se una, e lo dico, guardate, qui lo dico veramente perché è la rappresentazione di Maria di Lascio, se non c'è l'assessore alla sanità, se non c'è l'assessore ai lavori pubblici, se tutte le relazioni devono fare capo alla sindaca di Lascio, chi sta ipotecando e ipotizzando la prossima consigliatura non è Giovanni Santarsenio all'opposizione, ma è Maria di Lascio la sindaca. Cioè se il comune, e questo è un tema che al costo di rubarti altri due minuti, cioè se oggi il comune di Lago Negro non ha il segretario comunale, non ha un comandante dei vigili in pianta stabile, viene due pomeriggi a settimana, se il responsabile dell'area finanziaria è lo stesso dell'area amministrativa, se tante figure dall'ufficio anagrafe all'ufficio tecnico decidono di lasciare il comune e mano a mano che queste figure vanno via non è un collega che le sostituisce ma entrano tutte in carico alla stranza del sindaco, allora c'è veramente chi sta pensando alla prossima consigliatura e lo sta facendo a danno dei servizi che ricevono i cittadini. In quel grappolo di domande assolutamente devo farti questa, perché così si, secondo me, dal mio umilissimo punto di vista, si completa il quadro, diciamo, delle forze in campo, delle personalità in campo. Tu pensi che prima o poi Francesco Piro potrebbe ambire a diventare sindaco di Lago Negro? Perché non lo è già con Maria? Cioè la risposta che mi viene è questa, insomma, non lo so, questa è veramente una cosa a cui quindi Lago Negro, in questo momento, te, ha due sindaci in questo momento. No, in realtà Lago Negro purtroppo ha un sindaco che è uscito fuori dalle urne il 20 e il 21 settembre 2020 ed ha un cerchio magico di potere decisionale che fa capo a due o tre persone, nelle quali c'è anche Francesco Piro. Questo non c'è dubbio, cioè che le decisioni che incidono sulla vita dei cittadini siano da riportare a un manipolo ristretto di persone
di cui due sono sicure, Maria di Lascia e Francesco Pirro, penso che non, insomma, significa che se non lo si è compreso, significa che non si vive alla Connection. Ecco, concludiamo davvero con una domanda un po' così, un po' spero simpatica, un po' banale, ma insomma, chi avrà la pazienza e il piacere anche ovviamente di ascoltare questa intervista potrà farsi un quadro, sicuramente è un punto di vista, è il punto di vista di un consigliere di minoranza, di una persona che però conosce bene, insomma, i meccanismi comunali, conosce bene la vita amministrativa, essendo stato anche amministratore, anche sindaco pro tempore, insomma, sindaco in carica di fatto, diciamo, ecco. La domanda è questa, ripeto, è una domanda simpatica per chiudere con un pizzico di leggerezza. Sicuramente sarai un buon gustaio, o comunque insomma una persona che a cui piace il mio giro vita lo dimostra, né testimonianza. E siamo uguali. Immaginando una pinosa, il periodo estivo, le pizze vanno per la maggiore, ecco, se dovessi così classificare, qualificare, diciamo individuare delle similitudini tra un tipo di pizza e Maria, no? Quindi legato magari al suo carattere, al suo modo di fare, ecco, a cosa si avvicina di più secondo te? A quale pizza? Secondo me. Sì. Non dire alla diavola, no, perché no, è scontata. No, non sarei. A parte che poi non sarei stato nemmeno così. No, ma diavolo in senso simpatico. In realtà Maria, secondo me, se la dovessi una pizza che è come se tu avessi una pizza a Nutella fuori e il gorgonzola dentro. Cioè, quindi una pizza che all'esterno, perché lei, la verità di fondo è che Maria poi questo ruolo negli anni scorsi, cioè tu dici dolce all'esterno e all'interno un po', proprio come se alla fine all'esterno rappresenta una cosa e all'interno c'è una cosa che ci fa cazzotti totalmente, il gorgonzola e la Nutella, cioè è così, cioè il tema di fondo, la Maria della sciatteria amministrativa che lottava perché gli atti fossero precisi, perché le carte dovevano essere a posto, perché i dipendenti comunali dovevano venire, la Maria che ha fatto le guerre perché i dipendenti comunali dovevano venire in consiglio comunale, noi facciamo consigli comunali in cui non c'è neanche il responsabile dell'area finanziaria, in cui o risponde a lei o la domanda resta in evasa, che è proprio quel disgusto al palato che ti darebbe il gorgonzola con la Nutella. Ecco, allora prendiamo l'impegno formale che andremo da Federico la banca a chiedere se è possibile fare un tipo di pizza di questo tipo. Mangiamo una pizza più buona sicuramente. Diciamo più armoniosa nei gusti, diciamo, anche se sia il gorgonzola che la Nutella hanno dei gusti assolutamente insomma, belli, insomma, ecco, gustosi. Giovanni, noi ti ringraziamo per la disponibilità che ci hai dato, tra l'altro probabilmente sperando magari in qualche iniziativa estiva nella quale si parlerà, un tempo si era abituati un po' alla festa dell'unità, alla festa. Ne ho parlato oggi con l'ingegnere Mango, un po', insomma, Giovanni un po' in difficoltà, perché no, lo dicevi tu in una serie di passaggi sull'ospedale, perché insomma si è così ingarbugliata la situazione che anche il come io ho detto loro, forse la gente vi segue un po' di meno rispetto a prima, perché le stesse sale consigliari prima erano piene come uova, su questi temi adesso di meno. Perché però c'era una differenza, però, che prima con buona pace di tutti, perché poi la politica deve anche riconoscere la verità, cioè prima la sala consigliare si riempiva ed era anche, io insomma, ci sono stati l'intervento dei carabinieri, le urla, le cose, era difficile tenere testa anche degli amici, cioè persone con le quali hai vissuto, ma perché? Perché la cittadinanza veniva in sala consigliare perché riconosceva in chi vi sedeva dietro la capacità di decidere o di poter incidere su chi decideva. L'asse Marcello Pittella, Pasquale Metidieri, ognuno poi lo può giudicare come vuole politicamente, però chi veniva in sala consigliare a parlare con Pasquale si rivolgeva a Pasquale e citava Marcello. Perché? Perché si sapeva che si discuteva con chi aveva possibilità di incidere sulla decisione. La stessa cosa oggi, vale per Domenico Metidieri? Ma no, finisco il ragionamento. Sì.
oggi non è che i cittadini, perché anche in questo la strafottenza di alcuni membri della maggioranza che ti dicono ma sì, tanto alla fine nessuno ci viene a sentire, non è strafottenza rispetto alle cose che ha da dire Giovanni Santarsenio. Il problema è che il cittadino non ci viene perché non riconosce in loro la capacità di incidere. E loro, questa dovrebbe essere una loro loro dovrebbero essere a disagio, uso un termine pacato, loro dovrebbero essere a disagio rispetto a questo. E al contrario invece ne sono totalmente estranei. E dice, chiedevo l'autorevolezza che tu evidenziavi per Pasquale, per il dottore Pasquale Mitidieri, nel corso del tempo valeva anche per l'avvocato Domenico Mitidieri. Domenico Mitidieri, io consigliere comunale, me lo ricordo a dire che per l'amicizia e la stima che lo legava al presidente De Filippo, mi sembra fu gli uffici della regione furono spostati in quelli che all'epoca era la caserma forestale. Cioè comunque lui aveva questa formula che era motivo anche di unione all'interno di quella maggioranza consiliare, perché poi ecco perché le analisi vanno fatte con estrema anche lucidità. Quella maggioranza consiliare, quella dal 2011 al 2016, si reggeva anche sui rapporti di amicizia e di stima fra l'allora governatore e l'allora sindaco. Perfetto. Giovanni, noi inizieremmo da capo a fare una nuova intervista, ma per due motivi. Uno, perché insomma tu insomma, sei una persona autorevole e quindi conosci un po' le questioni della tua città e quindi ovviamente è molto interessante parlare con te, ma permettimi di dire anche per Lagonegro stessa, perché è una città importante, è una città di rilievo, abbiamo detto della chiesa di Sant'Anna non per caso, perché davvero a Lagonegro c'è molta storia. Magari io dico sempre, no, si pensa a Lagonegro solo come uffici pubblici, ma non ci si rende conto che c'è ben altro. No. Ma io il Parco Giada, lo abbiamo citato con l'ingegnere Mango oggi in queste ore, insomma, quella è un'altra questione che grida sì, vendetta, perché potrebbe essere l'unica cosa che si ha a livello regionale. Detto, riprendiamo l'intervista. Sì, sì. Ma oggi il legale rappresentanza della società che gestisce il Parco Giada esce nelle riprese del Consiglio regionale. Perché fa parte dello staff del capogruppo e la forza politica che ha espresso il presidente Barbi. E sul Parco Giada, a meno che io non abbia saltato qualche passaggio importante, la regione ha rifinanziato i 50.000 euro per la gestione che vanno al gestore per quest'anno, ma del resto non si ha traccia di nulla. Perfetto. Ritorneremo sul Parco Giada e su tante altre cose ancora che sicuramente capiteranno certamente da settembre in avanti. Dicevo, speriamo che magari quest'estate ci possa essere qualche incontro, qualche confronto. Un tempo la politica ci aiutava, no? Voglio dire, a questi confronti, alla festa dell'amicizia, alla festa dell'unità. Adesso purtroppo, insomma, i 5 Stelle erano un po', no? Quel partito che forse tentava un po' di riannodare un po' il rapporto con la società, però abbiamo visto cosa è accaduto. È la quotidianità, è la quotidianità, l'autorevolezza e anche la sincerità delle discussioni della politica. E io mi auguro effettivamente che chiunque, anche l'amministrazione comunale, una o due sere in agosto metta un palco con 3 o 4 poltrone, indipendentemente poi se ci sia o meno io, non è questione importante, ma una discussione autorevole, leale e trasparente su tutte le cose che incidono sulla vita che la Lagonegresi la faccia. Sarebbe davvero una bella cosa, e noi saremo in prima fila ad ascoltare, a filmare, perché sarebbe davvero molto interessante. Grazie Giovanni Santarsenio, grazie per la disponibilità. Ti abbiamo rubato Sforato. Quasi 2 ore, no, però ancora tanto, c'è una bella illuminazione, quindi le immagini sono ancora molto buone. Grazie e a presto. Saluto, Giovanni. Alla prossima. Grazie.